Buongiorno Davide, allora prima un paio di note personali, sono stato ospite del podcast di Simone Torrisi, Storia di Developers, mi sono un po' raccontato, ma soprattutto abbiamo fatto una bella chiacchiera sulle università italiane, sullo stato del settore, diciamo, con un piccolo excursus su XSLT e mi ha divertito il fatto che un dev mi abbia scritto in privato e mi abbia raccontato che con la sua azienda stanno attivamente mantenendo un progetto con XSLT e XSLFO, quindi non avevo del tutto torto, questa tecnologia ce la può ancora fare, dai! E poi niente, che martedì prossimo alle 17 live di Continuous Delivery, che ovviamente sapete che è un podcast bello, e parleremo di Open Web usando il caso di Drupal con un ospite molto noto in quella particolare community, quindi vi consiglio di seguirci, ripeto, martedì 22 novembre, martedì prossimo, quindi ore 17 live su YouTube e Twitch, sui canali di Continuous Delivery, e poi da mercoledì come sempre in podcast ovunque. Bene, oggi parliamo di app per prendere appunti, che è un po' riduttivo forse, tanto che alcuni preferiscono chiamarle Second Brain, e mi riferisco a Evernote e Notion, che ieri sono state protagoniste di due annunci molto importanti, uno lato business e uno lato tecnologico. Partiamo da Evernote, perché qui c'entra anche l'Italia, perché Evernote ha annunciato di aver iniziato un processo di acquisizione che terminerà nella prima parte del 2023, e a comprarsela, perché stiamo parlando dell'acquisizione di Evernote, a comprarsela è stata una compagnia italiana, ovvero Bending Spoons. Ovviamente il post di annuncio è pieno di belle parole e buone intenzioni, la verità però è probabilmente un pochino più triste e denota forse il fallimento di un tentativo di creare un business davvero sostenibile per un prodotto che è rimasto indipendente per 14 anni. Evernote era stata infatti lanciata nel 2008 e nel suo decimo anniversario aveva festeggiato 225 milioni di utenti registrati, ma non è chiaro a oggi quanti siano e soprattutto quanti siano gli utenti paganti. Il CEO di Evernote, Ian Small, ha scritto appunto nel suo post di annuncio che si tratta di una decisione strategica e che Bending Spoons ha le risorse e le abilità per portare Evernote ad uno step successivo. Ricordo che Bending Spoons ha diverse app mobile nella sua offerta e dichiara circa 100 milioni di utenti attivi al mese. Forse ve la ricorderete per essere stati quelli che hanno creato Immuni, la app di tracciamento del Covid che, diciamo così, non ha fatto una bella fine. Evernote, dicevo, era stata lanciata nel 2008, lì si era in piena nascita del mercato mobile, era appena stato lanciato iPhone 3G e quella era una delle prime app che consentiva di creare delle note sincronizzate via cloud con altri device e poi con il sito accessibile da desktop, e ha visto una crescita costante fino al 2016, l'anno in cui cambiò tutto. Infatti il free tier di Evernote venne ridotto pesantemente, quindi in pratica per un uso appena superiore all'occasionale divenne necessario pagare. Poi la compagnia mollò i propri server in-house per trasferire tutto su Google Cloud e infine annunciò un sistema di intelligenza artificiale che avrebbe consultato tutte le note scritte dagli utenti insieme ad altre fonti di dati per creare un'esperienza su misura per gli iscritti, e durante quello stesso sviluppo anche i dev di Evernote avrebbero avuto accesso a tutte le note scritte dagli utenti. Ovviamente per quest'ultima mossa Evernote perse una tonnellata di utenti, tanto da costringerla a ritrattare la decisione e fornire una modalità per fare opt-out da questa invasione nella privacy. Nel 2020 Evernote tentò di rilanciarsi con un redesign completo che però non incontrò il favore degli utenti e oggi è solo l'ombra dell'app dominante che era un tempo. E soprattutto non è riuscita a tenere il passo con le innovazioni di altre app Second Brain, come quella su cui scrivo la scaletta di questo podcast, che è protagonista della prossima news, ovvero Notion. Ora, della seconda ondata di app di Second Brain, una di quelle che è emerse di più è senz'altro Notion. Con Notion non prendete semplicemente appunti o note, ma attraverso un sistema di template potete creare praticamente quello che vi pare, una vostra collezione personale di micro app che vi aiutano a tenere traccia delle cose, o prendere appunti strutturati, creare dei wiki, gestire dei progetti, scrivere un blog, eccetera. E ha anche un marketplace dove scaricare template creati da altri utenti, alcuni anche a pagamento, quindi creando un business intorno a questa feature già dalle prime fasi. E la news di oggi presenta l'ultima, nuovissima funzionalità con cui Notion prova
prova a mettere di nuovo il turbo e distanziare tutti gli altri competitor, ovvero Notion AI. Notion AI, come dice il nome, è un sistema di intelligenza artificiale che, nelle parole del CEO Ivan Zhao, potrebbe cambiare il modo con cui gli utenti usano l'app. In pratica dovrebbe essere capace di creare il contenuto per te in base alle istruzioni che gli dai. Quindi vuoi scrivere un blog post, una mail per il recruiting, una lista di libri interessanti che dovresti leggere. Ecco, l'app scrive letteralmente tutto quanto sotto i tuoi occhi, generando la pagina che ritiene sia vicina di più al prompt che gli hai dato. Un esempio che fa Zhao è la creazione di una job description, che è un lavoro ripetitivo che sicuramente segue dei template prestabiliti e che quindi può essere facilmente automatizzata nelle sue fasi di startup, ma anche la fase di brainstorming di una nuova idea o di un blog post, che secondo Zhao Notion AI può aiutare a risolvere nella fase di cold start, che potrei tradurre con il dramma del foglio bianco. Quindi in pratica Notion AI non scriverà un contenuto pronto per essere pubblicato, ma fornirà uno starter kit che poi uno potrà personalizzare e modificare, ma che potrebbe, almeno nelle intenzioni della compagnia, velocizzare drammaticamente la creazione dei contenuti. Il modello che Notion sta usando per la sua AI è il ben noto GPT-3, che, come si sa, è ancora nelle sue prime fasi, pur essendo già alla base di prodotti sul mercato, e Zhao sottolinea proprio che in questa prima fase si aspetta di svilupparlo insieme agli utenti e grazie ai loro feedback e al modo in cui lo useranno. Per il momento la feature è disponibile in alfa, a inviti, e per provarla è necessario iscriversi a una waiting list se siete già iscritti a Notion, e io sono abbastanza curioso di provarla, quindi spero che il mio turno arrivi presto. E era anche tutto per questo buongiorno, grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!